Nasce a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 21 al 24 settembre, ospiti di rilievo proporranno nuovi spunti di riflessione sul tempo presente, per ragionare anche sul futuro che ci attende. Promosso da Comune di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano, con la collaborazione di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Camera di Commercio di Piacenza e Diocesi di Piacenza-Bobbio, il festival si svolgerà in sei punti della città: Palazzo Gotico, Laboratorio Aperto, XNL, Teatro Gioia, Palabanca Eventi e Palazzo Farnese. In realtà nasce sul campo, perché qui abbiamo nei mesi scorsi offerto occasioni di immersione nell'arte contemporanea intesa in tutti i suoi aspetti, quindi cinema, teatro, musica, arti visive. Allora è venuto quasi naturale fermarsi un attimo a pensare, ecco, a pensare per immaginare che cosa ci possiamo raccontare di questo nostro tempo presente, sia attraverso l'arte ma anche attraverso la riflessione. Allora, saranno intanto 4 giorni, tra il 21 e il 24 di settembre, e sarà un festival con formati anche innovativi. Sarà un festival in cui si cercherà di mettere insieme persone che magari provengono da esperienze molto diverse, con punti di vista molto diversi, nella convinzione che mescolare punti di vista diversi può portare a, diciamo, ipotesi nuove, inedite, interessanti. Nell'ambito del festival ci saranno 5 lezioni di storia curate dall'editore La Terza e ci sarà anche una lezione su Giuseppe Verdi. Noi a Piacenza, dal 21 al 24 settembre, facciamo un festival del pensare contemporaneo, perché pensiamo che sia una fase storica delicatissima in cui aiutare, per quel che si potrà, le persone a capire quello che sta succedendo intorno, a leggere il mondo che ormai è diventato veramente minuscolo, non piccolo, e anche spronarle, incoraggiarle, rassicurarle sul fatto che c'è spazio per continuare a immaginare come vogliamo il futuro sia fondamentale. Lo facciamo in un modo molto semplice: non esiste il mondo, non è fatto, il mondo, l'Europa, l'Italia non è fatta più quella vera per compartimenti stagni. E quindi noi pensiamo che dobbiamo partire da delle sfide. Quali sono le sfide che abbiamo davanti come persone, individui e come società contemporanea in questo momento? Su queste sfide costruiremo dei momenti di approfondimento con persone e personalità dall'Italia e da tutto il mondo che vengano però a discutere fra loro in maniera originale. Metteremo insieme, mischieremo persone che normalmente non si parlano fra di loro semplicemente perché ritengono di appartenere a campi del sapere molto distanti. E l'ultima cosa, vogliamo far parlare, vogliamo che questo festival sia un'ulteriore occasione per far parlare tutte le generazioni, quindi le persone giovani e le persone meno giovani, perché ovviamente questo dialogo intergenerazionale è fondamentale, perché questo festival è anzitutto per i più giovani di questa città e di tutta Italia. Perché il contemporaneo non è soltanto un tema, ma è anche un modo, non è soltanto l'argomento, appunto, il pensare contemporaneo, ma è contemporaneamente la modalità con cui cercheremo di svolgere gli incontri del festival in maniera contemporanea. Quindi modalità alternative a quelle classiche, insieme a quelle classiche ovviamente che non disdegniamo, ma sentiamo la necessità anche di approfondire e manifestare un altro modo di stare insieme, perché il bisogno urgentissimo è quello di prendersi cura insieme, di manifestare fino in fondo il pensiero, che etimologicamente viene da pensum, che era un certo quantitativo di lana che le filatrici sgrezzavano. E esattamente come le filatrici, noi abbiamo oggi il dovere e la possibilità di sgrezzarlo insieme, attraverso un'opera comunitaria, attraverso uno scambio di impressioni, di idee, di slanci, che all'interno del Festival del Pensare Contemporaneo cercheremo di manifestare. Beh, Piacenza per noi è una città cara perché abbiamo realizzato qui il Festival del Diritto e quando lo facemmo, Roberto Reggi era sindaco della città e quindi è stato abbastanza naturale ritrovarsi nella sua nuova veste e immaginare di collaborare a questa nuova impresa con una delle avventure editoriali più di successo della casa editrice, che sono le lezioni di storia. Ah, io mi concentrerei sul fatto che non si può pensare il futuro nella contemporaneità se non si conosce il passato. Una illusione molto forte nei nostri giorni è che per pensare al futuro bisogna togliersi la zavorra del passato. Senza il proprio passato, senza conoscere le proprie radici, la propria storia, i propri legami, non si è in grado materialmente di immaginare il futuro. E quindi credo che giustamente nel Festival del Pensiero Contemporaneo, in cui immagino si parlerà molto del futuro da progettare, da realizzare, sia stato inserito un ciclo di lezioni di storia. Il titolo che conduce questa serie è La forza delle idee. Quello che noi volevamo far vedere è come la storia si è mossa molto più
attraverso le idee che attraverso gli interessi o altri dati materiali. Sono le idee che hanno trascinato le persone e sono le idee incarnate da persone. Ogni lezione avrà al centro un personaggio, oggi è Antigone, che parlerà, Laura Pepe parlerà della giustizia, dell'idea di giustizia attraverso questo dramma, il dramma di Antigone, la storia di Antigone, e poi avremo, la prima lezione del ciclo sarà Verdi e l'idea di nazione, quindi sono sempre personaggi che incarnano un'idea.